Aleluya, gloria a Jesús. Vogliamo aprire ancora nella lettera ai Romani. Vogliamo leggere una parola molto importante che Dio metteva nel mio cuore, che ci guidi ancora questa mattina. Gloria a Dio. Vogliamo dedicare del tempo alla parola di Dio, vogliamo rifletterla, vogliamo meditarla. Amen. Perché la parola di Dio rinnova la nostra vita. Amen. Abbiamo bisogno, alleluia, continuamente di ricordarci, di pensare alla parola di Dio. Amen. Di riflettere la parola di Dio. Romani capitolo 8. Gloria a Dio. Gloria a Jesus. Alleluia. Alleluia. Romani 8. Leggiamo il verso 5, verso 5 in avanti. Potete mettervi in piedi per leggere la parola di Dio. Alleluia, nel nome di Gesù Cristo. Alleluia. Amen, amen. Vogliamo parlare su un tema molto importante questa mattina: l'importanza di avere una mente controllata dallo Spirito. Amen. L'importanza di avere una mente controllata dallo Spirito. Alleluia. Alleluia. Gloria a Dio. Verso 5 dice così: infatti coloro che sono secondo la carne volgono la mente alle cose della carne, ma coloro che sono secondo lo Spirito alle cose dello Spirito. Infatti, alleluia, la mente controllata dalla carne produce morte. Stai attento, la mente controllata dalla carne produce morte, ma la mente controllata dallo Spirito produce vita e pace. Ripeti insieme a me questa mattina: la mente, ripetilo, gloria a Dio, la mente controllata dallo Spirito produce vita, produce vita e pace. Amen. Grazie Padre per la tua parola. Parlaci ancora, Signore, illuminaci ancora. Che sia lo Spirito Santo a parlare, non l'uomo, Padre, perché l'uomo non può fare nulla. Siamo incapaci, siamo piccoli e insufficienti, Signore, ma lo Spirito Santo, io mi affido alla guida e alla potenza dello Spirito Santo, Padre. Alleluia, nel nome di Gesù. Amen. E amen. Gloria a Dio, potete sedervi nel nome di Gesù, glorificando sempre il Signore, il nostro Dio, alleluia, che è Spirito e si muove in mezzo a noi. Avete sentito la presenza del Signore? Avete sentito lo Spirito Santo muoversi in mezzo a noi? Dio è Spirito, Egli si muove in mezzo a noi. E noi dobbiamo avere un cuore sensibile alla presenza dello Spirito Santo e alla voce dello Spirito Santo. Alleluia. Perché molti vogliono sentire belle emozioni, vogliono sentire la presenza, ma poi non prestano attenzione alla parola. Noi dobbiamo prestare attenzione, avere la massima attenzione alla parola del Signore, perché essa produce vita. La parola di Dio produce liberazione. La parola di Dio è potenza. La parola di Dio ci trasforma. La parola di Dio ci sostiene, ci mantiene, fratelli e sorelle. Ricordiamocelo ogni giorno: non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola, per mezzo di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. E questa mattina vogliamo concentrarci. Alleluia, sforzati a concentrarti. Sgrida qualsiasi pensiero che ti vuole distrarre o disturbare, sgridalo. Se nella tua mente ci sono pensieri contrari, pensieri negativi, pensieri
parola di Dio. Alleluia. Vogliamo concentrarci nella parola di Dio. Vogliamo dedicare tempo, spazio alla parola di Dio. Alleluia. Lo Spirito di Dio che ci possa parlare ancora questa mattina. Chi ha orecchie da udire ora ciò che lo Spirito dice alla Chiesa. Alleluia. Dice la Scrittura. Nel nome di Gesù. Perciò vogliamo udire la parola di Dio. Amen. L'importanza di avere una mente, pensieri, ragionamenti controllati dallo Spirito. Questo è quello che abbiamo letto. Perché è molto importante quello che c'è nella nostra mente. Molti dicono, no, ma Dio guarda solo il cuore. L'importante è che il tuo cuore appartiene a Gesù. E la tua mente? Di chi è la tua mente? Fratelli, noi dobbiamo essere sicuri che la nostra mente è controllata dallo Spirito Santo. Che la nostra mente è stata rinnovata dallo Spirito Santo. Alleluia. Alleluia. Vogliamo leggere ancora in Efesini. Ascoltate cosa dice in Efesini. Leggiamo insieme. Efesini, capitolo, alleluia, 4. Amen. Versetto 22. Efesini 4, 22. Dice, parlando dell'opera di Cristo nelle nostre vite, amen? Parlando di quello che Cristo ci insegna, di come Lui ci insegna, della sua parola nella nostra vita. Dice, nel verso 22, per spogliarvi, per quanto riguarda la condotta di prima, dell'uomo vecchio, che si corrompe per mezzo delle concupiscenze della seduzione, e per essere rinnovati nello spirito della vostra mente. Amen. E per essere rivestiti dell'uomo nuovo, creato secondo Dio, nella giustizia e nella santità della verità. Amen. Questa parola è chiara, fratelli e sorelle, è una parola meravigliosa. Dice che noi dobbiamo spogliarci della condotta di prima dell'uomo vecchio. Noi dobbiamo spogliarci dell'uomo vecchio. Noi dobbiamo rinunciare all'uomo vecchio. Amen. Hai rinunciato all'uomo vecchio nella tua vita? Stai rinunciando ogni giorno all'uomo vecchio? Gloria a Dio, alleluia. A quei vecchi pensieri? Fratelli e sorelle, l'uomo vecchio viveva con una mente dominata dalla carne. Ecco perché noi, prima di conoscere il Signore, eravamo morti nei nostri peccati. Perché la nostra mente era dominata, era controllata dalla carne. Per questo che noi ogni giorno, ogni istante, noi dobbiamo rinunciare all'uomo vecchio. Molti vogliono essere liberati, ma non rinunciano volontariamente all'uomo vecchio. Noi dobbiamo rinunciare volontariamente all'uomo vecchio. Perché vi voglio dire, l'uomo vecchio ti porta alla sconfitta. L'uomo vecchio ti porta alla miseria. L'uomo vecchio ti porta nelle tenebre. E non c'è comunione fra l'uomo vecchio e l'uomo nuovo. Amen? Non c'è comunione fra le tenebre e la luce. Alleluia. Sei un uomo nuovo? Sei una donna nuova? Hai la certezza di essere una donna nuova?
un uomo nuovo, quali sono i pensieri che ti saranno controllati? Fratelli, se noi siamo uomini nuovi e stiamo lottando per mantenere quella condizione, perché noi dobbiamo lottare per mantenere la condizione di uomini nuovi, perché c'è una lotta spirituale. Il mondo cerca di trascinarci indietro, il mondo cerca di riassorbirci e di riportarci indietro per essere di nuovo ancora uomini vecchi. C'è una battaglia, c'è una lotta. Le neve cercano di risucchiare la tua mente, la tua vita. Per questo che noi dobbiamo lottare. Alleluia! Dobbiamo combattere per rimanere e essere uomini nuovi. In Cristo Gesù c'è una battaglia. Alleluia! Un cristiano che non combatte è già un uomo vecchio. L'uomo vecchio non combatteva. L'uomo vecchio si rassegna. L'uomo vecchio si arrende. L'uomo vecchio si fa dominare dal peccato, dalla carnalità, dalle tenebre, dalla paura, dal vecchio carattere. Come dice qui, verso 22, la seconda parte dice: l'uomo vecchio che si corrompe per mezzo delle concupiscenze e della seduzione. Vedete, l'uomo vecchio si faceva corrompere per mezzo delle concupiscenze. Cosa sono le concupiscenze? Vi siete mai chiesti cosa vuol dire concupiscenza? Concupiscenza vuol dire un desiderio che ti trascina, un desiderio carnale, un desiderio malvagio, un desiderio contrario alla volontà di Dio che ti domina e che tu non puoi resistere. L'uomo vecchio si faceva corrompere per colpa di quei desideri. L'uomo vecchio si faceva sconfiggere per colpa di quei desideri carnali malvagi. Ma oggi in Cristo non deve essere così. Non ci deve essere nulla che ti domini, soltanto lo Spirito Santo. Puoi dire amen? Alleluia. Non ci può essere nulla che ti domini. La paura non ti può dominare. La pigrizia non ti può dominare. Non c'è nulla di questo mondo che ci possa dominare. Non c'è nessuna passione, nessun desiderio, nessun pensiero che può dominare coloro che sono stati fatti da Dio uomini nuovi in Cristo Gesù. Non c'è nulla che possa dominarci. Amen. Soltanto lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo. Non ci possono essere pensieri che ti dominano. È vero, a volte arrivano i pensieri, fratelli, arrivano tutti. Vi voglio dire, anche Gesù fu attaccato. Ma Gesù non si fece dominare dall'attacco del diavolo. Alleluia! Gesù non si fece trascinare dall'attacco del diavolo. Gesù non si fece dominare o soggiogare per astuzia del diavolo. Così, alleluia, le nuove creature in Cristo, coloro che sono nuove creature, nel momento dell'attacco non si fanno corrompere. Amen, fratelli. Non si fanno contagiare. Ma le nuove creature in Cristo, gli uomini nuovi, le donne nuove, sgridano, cacciano via nel nome di Gesù ogni pensiero per mantenersi puri nella condizione di uomini nuovi. È vero, a
volte possiamo venire meno, la parola lo dice. Noi non siamo perfetti. Ma dobbiamo ogni giorno purificarci. Io a volte sbaglio. Posso dire delle parole sbagliate. Posso avere un comportamento sbagliato. Però io non rimango in quella condizione, non vivo in quella condizione. Io rifiuto quella condizione. Amen? Così anche tu devi rifiutare le cose dell'uomo vecchio. Vuoi vivere la vittoria? Alleluia, soltanto una ha detto a me. Dio sei un diavolo. Vuoi vivere la vittoria? Cosa dell'uomo vecchio. Ogni giorno. Ogni giorno. Ogni istante. In ogni momento della tua vita devi rifiutare, devi rinunciare alle cose dell'uomo vecchio. Amen. Alleluia. Perché l'uomo vecchio si faceva corrompere per mezzo delle concupiscenze della seduzione. Fratelli e sorelle, questo mondo malvagio, questa corrente, questo sistema del mondo è pieno di seduzione. Vi voglio dire, perfino per vendere un pacco di pasta, nelle pubblicità vendono la seduzione. State attenti alla seduzione. Eva nel giardino dell'Eden si fece corrompere dalla seduzione del diavolo, eppure si trovava nel giardino, non c'era peccato ancora, ma Eva si fece corrompere perché ascoltò la voce del serpente. Stai attenta a non ascoltare la voce del serpente. Rinuncia alla voce del serpente, allontana la voce del serpente, non lasciare che il serpente parli nella tua mente, non lasciare che Satana ti seduca, prendi forza nel nome di Gesù, prendi forza nel nome di Gesù. E sgridalo, devi sgridarlo. Fratelli, non si può giocare col diavolo. Il diavolo va combattuto. Il diavolo va sconfitto. Il diavolo va sgridato. Allontanato, gloria a Dio, nel potente nome di Gesù. Quando Gesù era nel deserto, lui non diede ascolto alla voce del serpente. Lui sgridò la voce del serpente. Così anche noi, se vogliamo, gloria a Dio, essere vittoriosi, dobbiamo sgridare la voce del serpente. Sgridare la voce del serpente. Quando il diavolo inizia a parlare, iniziano a dialogare con il diavolo. Non conversare con il diavolo. Non dialogare con il diavolo. Non avere un dialogo, un colloquio con lui. Non parlare con lui. Sgridalo. Stai zitto nel nome di Gesù. Stai zitto nel nome di Gesù. Gloria, santa rivestita, gloria, nel nome di Gesù, ma non è
altre persone. A volte, che Dio si ridi, a volte il serpente parla direttamente nella mente. Parla nella mente. Arriva con le sue insinuazioni, le sue seduzioni nella mente. Ma altre volte usa delle bocche delle persone che sono vicino a te. Questo lo possiamo vedere biblicamente nel passo quando Gesù doveva andare alla croce. Amen. Gesù Cristo, il Figlio di Dio, il Nazareno, il prezioso, il Salvatore. Alleluia, andare alla croce. Amen. Molti dicono che sono stati i romani che hanno mandato Gesù alla croce, non è vero? Gesù è venuto dal cielo con lo scopo di morire sulla croce per i nostri peccati, per liberarci dai nostri peccati. Il Padre lo ha mandato per dare la sua vita, alleluia, in sacrificio per la nostra salvezza. Era un piano, gloria a Dio, preparato fino prima della fondazione del mondo. Amen. Non sono stati i romani che l'hanno mandato alla croce. Lui ha dato la sua vita volontariamente. Lui ha dato la sua vita volontariamente. Così anche tu devi dare la tua vita volontariamente. Non aspettare che nessuno ti forzi. Non aspettare che il fratello o la sorella ti forzino. Non aspettare che venga il pastore, l'evangelista e ti faccia una preghiera. Dai la tua vita volontariamente! Alleluia! Arrenditi volontariamente! Sottomettiti volontariamente al Cristo della gloria, al Re della gloria, al Figlio di Dio, a colui che volontariamente ha dato, alleluia, il suo sangue per noi. Oggi noi dobbiamo dare la nostra vita volontariamente a Lui. Solo così possiamo essere uomini nuovi. Amen. Ogni giorno dare volontariamente la nostra vita a Gesù Cristo. E ogni giorno sgridare la voce del serpente. E il serpente, che Dio lo sgridi, a volte ci parla tramite le labbra, come dice, di un tuo parente, di un tuo familiare, perfino di un, lo posso dire con libertà, perfino di un pastore. Fratelli, il diavolo parlò tramite le labbra dell'apostolo Pietro. Il diavolo a volte usa delle labbra che tu nemmeno te le immagini. Le labbra di tuo figlio, di tua figlia. E quello che Gesù dice, chi ama figlio o figlia prima di me non è meglio di me. Noi dobbiamo amare il Signore sopra di ogni cosa, sopra del marito, sopra della moglie, sopra del figlio, della figlia, sopra del cugino, sopra del lavoro, sopra di ogni cosa. Noi amiamo Gesù Cristo, alleluia, al di sopra della nostra stessa vita. Gloria a Dio, noi dobbiamo amare Lui. Fratelli e sorelle, vivere attaccati a Lui per riconoscere, amen, per avere gli occhi spirituali aperti, per riconoscere quando il diavolo vuole parlarci tramite le persone. Gesù doveva andare alla croce. L'obiettivo, amen, di Gesù Cristo era arrivare al Golgota. Alleluia. Al Monte Calvario. Lui aveva gli occhi fissi sul Monte Calvario. Alleluia. Lui doveva arrivare al Monte Calvario. Lui doveva dare il sangue sul Monte Calvario. Alleluia. Ma il diavolo venne a opporsi. Il diavolo venne per bloccarlo, per disturbarlo, per impedirlo. E il diavolo, guardate, prese le labbra di Pietro e gli disse: no, maestro, non c'è bisogno che vai, ma
fedeltà all'influenza diabolica che c'era sull'apostolo. Vedete, un'influenza diabolica, un'influenza. Non è che Pietro era posseduto, no, fratelli? Attenzione, un vero cristiano non può essere posseduto. Amen. Alleluia. Questa è una verità. Un vero credente, un vero figlio di Dio, una vera figlia di Dio, dove dimora, dove abita, alleluia, lo Spirito Santo, anche se noi siamo deboli, siamo imperfetti, ma in noi vive lo Spirito Santo, non può essere posseduto da un demone. Non può. Alleluia. Pietro fu influenzato. Gli arrivò un dardo, una freccia diabolica, e influenzò la mente. Vedete, fratelli, l'importanza di mantenere una mente controllata dallo Spirito. Perché a volte la nostra mente si trasforma in un campo di battaglia, dove il nemico lancia le sue frecce e cerca di bombardare, di colpire, di assillare la nostra mente con pensieri terribili, pensieri che ci opprimono, pensieri che noi non vogliamo avere. Ma noi non dobbiamo farci dominare, noi dobbiamo sfidare. Noi dobbiamo invocare il nome di Gesù, la liberazione di Gesù, come abbiamo letto nel Salmo. Signore, difendi la mia causa, difendi la mia causa, difendi la mia vita. Purtroppo, cari nel Signore, in quell'occasione l'apostolo Pietro, che era stato chiamato da Gesù Cristo e unto da Gesù Cristo, era un apostolo, in quel momento si lasciò influenzare da un dardo di Satana, e il diavolo parlò attraverso la bocca di Pietro. Gesù gli disse: vattene via da me, Satana. Alleluia. Vedete, noi dobbiamo essere radicali. Alleluia. Noi dobbiamo essere coraggiosi, determinati. Non importa, fratelli, non importa chi sia la persona che c'è davanti, noi dobbiamo sgridare le opere del diavolo nel potente nome di Gesù Cristo. Ci sono stati momenti, io lo dico veramente, non ho paura, non mi vergogno, fratelli, è una testimonianza. Ci sono stati momenti in cui il diavolo aveva preso una persona della mia famiglia, io lo dico anche a mia madre, che veniva a dirmi delle cose contrarie alla volontà di Dio, e dicevo: vattene via, Satana! Vattene via, Satana! Nel nome di Gesù. Perché io devo piacere al Signore! Non è mia mamma che mi dà la vita eterna! Non è mio papà! Non è mio zio! Non è mia moglie! Non è mio padre di oro! È Gesù Cristo! Nel nome di Gesù, e a rimanere
di uomini nuovi, di uomini nuovi, di uomini nuovi, in Cristo Gesù, in Cristo Gesù, in Cristo Gesù. Alleluia. Grazie Signore nel nome di Gesù. Gesù Cristo subito, fratelli e sorelle, spezzò quell'insidia diabolica. Amen. Perché Gesù Cristo camminava nello Spirito. Amen. Gesù Cristo aveva la sua mente controllata dallo Spirito. Amen. E dice la parola di Dio che noi abbiamo la mente di Cristo. Alleluia. Alleluia. Noi abbiamo la mente di Cristo. Una mente spirituale. Amen. Una mente pura. Una mente, come abbiamo letto in Romani 8, 5. Una mente che pensa alle cose dello Spirito. Amen. Cosa pensi durante il giorno? Pensi alle cose dello Spirito. Una mente controllata dallo Spirito pensa alle cose dello Spirito. Pensa come fare meglio la volontà di Dio. Pensa come può servire Dio. Pensa alla parola di Dio. Amen. Una mente controllata dallo Spirito pensa che deve pregare. Amen. Una mente spirituale pensa alle cose che riguardano la volontà di Dio. Alleluia. Gloria a Dio. Gesù Cristo aveva una mente controllata dallo Spirito. Per questo che Gesù ebbe l'autorità di sgridare il diavolo. Amen. Di sconfiggerlo. Di dire vattene via da me, Satana. Vattene via da me. Perché io devo fare la volontà del Padre mio. Perché io devo seguire la volontà del Padre mio. Io devo andare alla croce, Satana. Gesù Cristo aveva una mente desiderosa di fare la volontà del Padre. Amen. Così anche noi, fratelli e sorelle. Dobbiamo avere una mente desiderosa di fare la volontà del Padre. Cosa stai pensando? Molti pensano che film devono vedere, che partita di calcio devono vedere, in che spiaggia devono andare. Molti pensano che piatto devono mangiare. Altri pensano che vestiti si devono mettere, ma l'uomo spirituale pensa alle cose dello Spirito, non alle cose della carne, non alle cose del mondo, non alle vanità passeggere, ma alle verità eterne. Amen. La mente spirituale pensa alle verità eterne di Gesù Cristo. Romani 8:5. Infatti, coloro che sono secondo la carne, un'altra versione dice ciò che brama la carne, ciò che desidera la carne. Infatti, coloro che sono secondo la carne volgono la mente alle cose della carne. Se la tua mente, se tu pensi solo alle cose della carne, tu sei una persona carnale. Ti devo dire la verità. Se continuamente tu pensi alle cose carnali, alle cose terrene, anche, ascoltate, anche se non sono cattive, perché umanamente, quello che Pietro aveva detto a Gesù non era una cosa cattiva. Le aveva detto, Signore, non devi soffrire, non ti preoccupare, stai tranquillo. Non era una cosa cattiva umanamente, ma andava contro la volontà di Dio. Non era una cosa spirituale. Era un interesse carnale. Perciò, se nella tua mente pensi soltanto ai tuoi interessi carnali, anche se non sono malvagi, anche se non sembrano peccaminosi, ti voglio dire, sei una persona che vive nella carne. Noi dobbiamo pensare alle cose dello Spirito, alla volontà.
lo spirito. Alleluia. Coloro che sono secondo lo spirito volgono la mente alle cose dello spirito. Verso 6. Romani 8, 6. Infatti, alleluia, la mente controllata dalla carne produce la morte. Vedete? La mente controllata dalla carne produce la morte. E qui la parola morte vuol dire separazione. Una mente carnale ti separa da Dio. Dio è la vita. Gesù è la vita. La parola di Dio è la vita. La volontà di Dio è la vita. Ma la mente carnale si allontana dalla vita. Si separa dalla vita. Va nella morte. Ma la mente controllata dallo spirito produce vita e pace. Fratelli, la soluzione a tutti i nostri problemi è avere una mente controllata dallo spirito. Perché la mente controllata dallo spirito produce vita e pace. Vita e pace, fratelli. Il Signore vuole che noi siamo ripieni di vita e di pace. Amen. La nostra mente deve essere controllata dallo Spirito. Amen. La nostra mente deve essere controllata dallo Spirito. Alleluia. Per questo che noi dobbiamo vivere sempre in contatto col Signore e rifiutare le astuzie, le voci del diavolo. Guardate cosa dice ancora in Seconda Corinzi 11. Seconda Corinzi 11. Verso 3. Alleluia. Se c'è qualche voce o qualche pensiero che ti dice ma stiamo leggendo troppo, allontana da te quel pensiero. Il pensiero è una voce di un serpente. Se c'è un pensiero che ti dice ma sta predicando troppo, sta parlando troppo, basta, sono stanco, non leggere troppo, quello è un pensiero malvagio. Allontana. Amen. Alleluia. Seconda Corinzi 11 verso 3 dice: ma io temo che come il serpente sedusse Eva con la sua astuzia, così talora le vostre menti non siano corrotte e sviate dalla semplicità. Un'altra versione dice dalla sincerità che si deve avere riguardo a Cristo. Amen. Fratelli, facciamo attenzione perché il serpente ingannò Eva e Eva, invece di sgridare il serpente, di dire ti sgrido, vattene via, il Signore mi ha detto questo, io non accetto le tue parole, vattene via, io non voglio accettare le tue parole, vattene via. Eva doveva fare questo. Invece Eva si fece sedurre, si fece ingannare dalla voce del serpente. Così noi dobbiamo stare attenti che le nostre menti non siano ingannate, che le nostre menti non siano corrotte riguardo alla semplicità, alla sincerità che dobbiamo avere nei riguardi di Cristo. Amen. Il Signore vuole nel nostro cuore, nella nostra mente, la sincerità. Amen. La trasparenza, la semplicità, l'umiltà. Così noi possiamo rimanere in contatto con Lui. Amen. Così noi possiamo stare in contatto con Lui. Dobbiamo mantenere una mente
controllata dallo Spirito di Dio. Alleluia! Nel nome di Colossesi. Slava ci sia vuole morire sia qui. Colossesi capitolo 3. Leggiamo due versetti ancora. Gloria a Dio. Nel nome di Gesù Cristo. Colossesi capitolo 3 dal verso 1 dice: alleluia. Se dunque siete risuscitati con Cristo, amen. Se dunque siete uomini nuovi in Cristo, se siete veramente convertiti a Cristo, se siete risuscitati con Cristo, dice, alleluia. Cercate le cose di lassù, dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Amen. Fratelli e sorelle, cercate le cose di lassù. Cercate le cose di lassù, dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Per essere veramente degli uomini nuovi, per mantenere la nostra mente pura, controllata dallo Spirito, noi dobbiamo sempre guardare verso il trono di Dio, dove Gesù Cristo è seduto come grande re. Noi dobbiamo stare in contatto con il trono di Dio, dobbiamo stare in contatto con colui che siede sul trono, dobbiamo stare in contatto col Padre, col Figlio, con lo Spirito Santo. Dobbiamo stare in contatto con Gesù Cristo. Amen. Per mantenere una mente controllata dallo Spirito. Verso 2 dice: abbiate in mente le cose di lassù, non quelle che sono sulla terra. Vedete? Noi dobbiamo avere in mente le cose di lassù. Questo vuol dire avere una mente controllata dallo Spirito. Amen. Avere in mente nei nostri pensieri le cose di lassù. Stai pensando alle cose di lassù? Durante la tua giornata pensi alla volontà di Dio. Pensi alla misericordia di Dio. Pensi alla presenza di Dio. Pensi ai propositi di Dio nella tua vita. Cosa stai pensando durante il giorno? Stai pensando a Cristo? Stai pensando alla grandezza, alla bellezza del Signore? Abbiate in mente le cose di lassù. Amen. Abbiate in mente le cose di lassù, le cose di sopra. Le cose che sono in alto, dove Cristo regna, dove Cristo è seduto sul trono della sua gloria. Abbiate in mente le cose di lassù. Questo vuol dire avere una mente controllata dallo Spirito. Romani 12 dice ancora, alleluia, Romani 12, amen, al verso 2, un versetto, una parola essenziale per quello che stiamo parlando, per ciò che stiamo meditando questa mattina. Alleluia. E non vi conformate a questo mondo. Romani 12, 2. Non vi conformate a questo mondo. Non conformarsi vuol dire non seguite l'esempio del mondo. Non seguite la corrente del mondo. Non vi contaminate con il mondo. Non seguiate la via del mondo. I desideri, i piaceri, i pensieri del mondo, le parole del mondo, le mode del mondo, le cose del mondo. Non vi conformate a questo mondo peccaminoso. Ma siate trasformati mediante il rinnovamento
sorelle. Ascolta il quando Dio rinnova la nostra mente. Lui rinnova la nostra mente. Quando il Signore purifica la nostra mente. Quando il Signore illumina la nostra mente. Quando lo Spirito Santo controlla la nostra mente. Allora noi possiamo essere trasformati. Se la tua mente rimane nei vecchi pensieri, nelle cose vecchie, nelle cose del mondo, tu non puoi essere trasformato. Se tu vuoi essere trasformato, la tua mente deve essere rinnovata. Rinnovata dalla potenza dello Spirito Santo. Lascia che questa parola faccia effetto nella tua vita. Chiedi a Dio che questa parola operi efficacemente nella tua vita. Chiedi al Signore che questa parola rinnovi la tua mente. Ascolta, donne, che questa parola illumini la tua mente. Chiediglielo al Signore questa mattina.